Tutti sappiamo bene che il calcio è molto più di uno sport. È uno spettacolo e un distintivo di appartenenza, un fatto di socializzazione e anche, benché non sempre, di civiltà. Ma se volessimo dirlo con la storia dell'arte, non ho dubbi. Tra le prime scelte metto la ventina di tele che il russo di adozione francese Nicolas de Staël realizzò sull'onda delle emozioni della partita Francia-Svezia, tenutasi a Parigi nel 1952. Ritornato a casa, cominciò a dipingere i groppi di calciatori come macchie di colore che si fondono e si scontrano. Nessuno prima era mai riuscito a restituire la bellezza e il nitore del gesto plastico. Riguardiamo i quadri e sogniamo di dare a ciascuno i colori della nostra squadra. Che vinca il migliore!